domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, la domenica calcistica di TV6 questa sera, edizione short per quanto riguarda la Serie D, ma edizione extra large per quanto riguarda il calcio in generale, perché questo pomeriggio vi abbiamo tenuto compagnia per vedere insomma lo sviluppo delle partite di serie D, ma questa sera ovviamente staremo con voi tutta la serata, perché al termine dell'Abruzzo del pallone ci sarà diretta stadio con Andrea Costantini, che saluto dall'altra parte dello studio. Ciao Andrea. Ciao e buonasera. Per seguire Crotone Pescara, che inizia alle 21, Paolo Renzetti è all'uscita dopo tanti chilometri, tra un po' ci collegheremo con lui per le ultimissime di formazione in casa biancazzurra. Però in questa prima parte ovviamente spazio tantissimo alla Serie D, c'era un derby oggi, l'ha vinto l'Avastese contro l'Avezzano, l'Avastese che insieme a Giulianova è l'unica abruzzese che porta i tre punti a casa. In casa giallorossa vale tantissimo questa vittoria, che mancava da tre mesi, dal 23 novembre scorso, quando il Giulianova vinse con il Vasto Girardi. Pareggio per il Pineto, invece cade rovinosamente ancora una volta la capolista Notaresco, che si fa agganciare in testa alla classifica dal Matelica a quota 52, cade anche il Chieti, lo fa inopinatamente dopo essere stato in vantaggio per 2-0 sul campo niente meno che della Recanatese. Parleremo con i nostri ospiti, con voi qualora lo vogliate, al 392-623-7060. Intanto saluto, lo ringrazio per essere qui con noi, per lui è una prima volta, oggi il Giulianova ha vinto e noi ne siamo contenti. Marco Antonelli, difensore del Giulianova, ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti, questa per me è la prima volta. È una prima volta, sì. Sì, sì. Dai, che vedrai che sarà, che andrà bene, almeno come in campo. Peraltro per te, insomma, oggi era un ritorno dopo l'infortunio, e dopo ci dirai anche com'è andata e come hai vissuto soprattutto questo periodo in cui sei stato fuori. Di ritorno dall'Aragona, la nostra Ania Cantegalli. Ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Ci hai raccontato questo pomeriggio Vastese Avezzano 2-0, in due parole, vittoria come? Vittoria con gol sporchi, ma alla fine credo meritata per quello che ha fatto vedere l'Avastese. Comunque, per occasioni create, l'Avezzano è riuscito a fare purtroppo poco. Vediamo i risultati partendo dalla Serie C. Oggi domenica un po' particolare, tante partite rinviate in Serie A, questione coronavirus che la fa da padrone. In questo momento la Roma sta vincendo 3-0 contro il Lecce, appena segnato Dzeko. Questa è la Serie C, che sono appena concluse le partite delle 17:30, che sono le ultime tre che vedete in schermata. Ieri il Teramo ha vinto 2-0 con il Rieti, ieri sera Virtus Francavilla Catanzaro 4-0, nel pomeriggio Catania Ternana 0-0, Cavese Bari 1-1, Monopoli Sicula Leonzio 0-1, Regina Paganese 3-0, Viterbese Potenza 1-3, peraltro Potenza che sarà prossimo avversario del Teramo mercoledì pomeriggio alle 18:30. Casertana Vibonese 1-2, Picerno Bisceglie 1-0, Rende Avellino 0-1. Vediamo la classifica di questo raggruppamento. Ovviamente la Regina che prende un margine di 8 punti sul Bari, 63-55, 51 per il Monopoli, seppur con una sconfitta mantiene la terza posizione. La Ternana, solo un pareggio per i rossoverdi, agganciato dal Potenza a quota 49, 42 per il Catanzaro, 40 per il Teramo, 38 per il Catania, 37 per la Virtus Francavilla, 35 per Vibonese e Viterbese, 34 per Paganese, Avellino e Cavese, un trio tutto campano, 31 punti da Casertana, 29 per il Picerno, 22 per la Sicula Leonzio, 19 per il Bisceglie, 17 per il Rende, 12 punti per il Rieti con 5 punti di penalizzazione. Peraltro il Rieti ha provveduto al cambio di panchina numero 6 in stagione, è andato via Mariani, che praticamente è durato quanto? Una partita? Sì, una partita e Mariani è tornato Caneo. Sì, esatto, è tornato Caneo. Serie di Girone F, vediamo i risultati anche in questo caso. Atletico Porto Sant'Elpidio Notaresco 2-1, Cattolica San Giustese 1-0, Giulianova Fiuggi 1-0, Matelica Esina 3-0, Montegiorgio Campobasso 0-1, Pineto Tolentino 1-1, Recanatese Chieti 3-2, Vastese Avezzano 2-0, Agnonese Vasto Girardi 1-1.
La classifica dopo 25 giornate di campionato non c'è più, il Notaresco da solo in vetta perché è agganciato a quota 52 punti dal Materica. 49 punti per il Campobasso, 48 per la Recanatese, 40 per Agnolese e Pineto, 39 per la Vastese, 35 per il Monte Giorgio, 34 per il Vasto Girardi, 33 per Fiuggi e Tolentino, 31 per l'Atletico Porto Sant'Elpidio, 25 per Cattolica e Giulianova, 20 punti per San Giustese e Avezzano, 18 punti per il Chieti, 13 punti per la Jesina che chiude la classifica. Io direi, visto che di tempo non ne abbiamo tantissimo, di iniziare subito a vederci le immagini. La colorazione diventa biancorossa per la Vastese che vince 2-0 contro l'Avezzano. Il servizio è firmato per noi, Dania Cantagalli, vediamo. Due gol realizzati dall'ex Dos Santos permettono alla Vastese di avvicinarsi alla zona playoff, mentre l'Avezzano naviga sempre di più nei bassi fondi della classifica. All'Aragona finisce 2-0 per i padroni di casa, entrambe le reti arrivate dagli sviluppi di un corner. Derby giocato per l'appunto con obiettivi diversi, in una gara tra l'altro vietata ai tifosi biancoverdi. Silva conferma il consueto 3-5-2, atteggiamento pareggiato da un Avezzano che vede in avanti Ciolacu e Rabeni. Sono proprio i biancoverdi a cominciare bene il match con Jacopo Puglielli, che di prima intenzione di destro chiama Di Rienzo ad alzare in calcio d'angolo. La Vastese inizia a macinare gioco e dal 14° passa in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pizzutelli, Dos Santos tocca e firma il vantaggio dei padroni di casa. L'Avezzano accusa il colpo, ma al 23° lamenta un tocco di mano in aria di Marianelli, su cui però il direttore di gara invita a proseguire. È ancora Vastese al 34° quando Pizzutelli calcia di poco alto un calcio di punizione. Tre minuti dopo Francesco Esposito prova da posizione defilata a beffare Patania con un pallonetto che però non trova la porta. I tempi sono maturi per il raddoppio della Vastese, ancora da calcio da fermo. Pizzutelli va a battere questa volta sull'altro versante, con un tocco ancora una volta non pulito e probabilmente anche con la complicità di Brunetti, Dos Santos firma il raddoppio della Vastese. Avezzano accorcerebbe in teoria le distanze prima di tornare negli spogliatoi. Al 45° infatti, dagli sviluppi di una punizione, Di Gianfelice mette di testa alle spalle di Di Rienzo, ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco del difensore. Nella ripresa subito doppio cambio per l'Avezzano con Siragusa e Di Rienzo che prendono il posto di Jacopo e Romano Puglielli. È però ancora la Vastese a rendersi pericolosa con Palumbo che va al tiro quasi dal limite dell'area trovando una doppia deviazione di un avversario e di Patania a disinnescare il pericolo. Avezzano prova di carattere a far qualcosa avendo però nel corso della ripresa solo un paio di chance. La prima è quella che capita al 23° quando Masini, entrato al posto di Ciolacu, mette in mezzo per Rabeni, fermato in qualche modo dalla difesa biancorossa prima di toccare in maniera pulita il pallone. Un minuto più tardi chance Vastese con azione iniziata con Vittorio Esposito, proseguita poi con Palumbo e terminata infine con Ciccio Esposito che trova Magri a murare il tiro. Al 26° Pizzutelli ci prova dopo uno scambio d'angolo, ma il numero 10 di casa non inquadra la porta. L'Avezzano ha difficoltà a tornare in avanti, mentre la squadra di Silva vede Alonzi al 41° indirizzare addosso a Patania una ghiotta chance per il Tris dopo la scivolata di Cimino. Nel corso del primo minuto di recupero, infine, i biancoverdi hanno l'opportunità di riaprire la gara, ma Rabeni non è abbastanza freddo, a due passi dalla porta, e spara addosso a Di Rienzo l'ultima chance. Dopo un derby, un doppio derby, attende adesso domenica prossima entrambe le compagini. La Vastese in casa di un Notaresco in difficoltà, mentre l'Avezzano si giocherà punti salvezza contro il Pineto. Mister, la sconfitta col Vasto Girardi aveva lasciato un po' di amaro in bocca, adesso è arrivata questa vittoria che vi consente di avvicinarvi alla zona playoff. Sì, ero molto arrabbiato domenica perché troppe occasioni mancate, soprattutto fuori casa, troppe occasioni mancate, quindi gli ho chiesto oggi un po' di rabbia in più, ma rabbia nel senso di cercare il gol con più cattiveria, e poi invece la partita non facile, che loro avevano una grande fisicità, però abbiamo interpretata molto bene, devo dire. E l'Avezzano meglio nella ripresa, paradossalmente, però voi in ripartenza siete stati più pericolosi. Sì, meglio, però hanno fatto poco, fortunatamente, quindi siamo stati bravi noi. Noi con le ripartenze c'erano un po' più di spazi e abbiamo cercato di sfruttarli. Primo tempo erano molto chiusi, però alcune volte ci vuole appunto la determinazione e il pizzico di fortuna per fare gol. E quell'aggancio alla zona playoff è un obiettivo possibile? Ah, mi hanno detto che siamo molto vicini, quindi siamo lì a lottare e lotteremo sicuramente.
Mister, ci avete provato soprattutto nel secondo tempo, però è arrivata una sconfitta, rimane una difficile situazione di classifica. Analisi perfetta. Purtroppo quello che mi rammarica di più non è tanto il risultato, ma è come è maturato. Due palle inattive sono una cosa su cui noi ci lavoriamo tanto, sono due disattenzioni che una squadra come noi, nella nostra posizione classifica, non se la può permettere. Però, come ho detto, anche dopo la partita con la Recanatesi, dove avevamo una buona prestazione, dobbiamo prendere questa partita, metterla da parte e cominciare a preparare subito Pinito. Perché il tempo è poco, i punti cominciano a essere sempre più pochi e non abbiamo né il tempo di esaltarci, ma neanche il tempo di buttarci giù. Sappiamo che ogni domenica è una guerra, ogni sportivamente parlando, e sappiamo che ogni domenica dobbiamo andare a cercare punti su tutti i campi. Questo è fuori discussione. E mentalmente quanto è difficile allenare una squadra verso l'obiettivo di crederci ancora comunque alla salvezza? No, non è difficile, perché io ci credo, il gruppo ci crede, se stiamo qui tutte le settimane a lavorare, l'unico problema è che purtroppo non riusciamo a riprodurre il lavoro settimanale la domenica. Quella è una cosa che ancora non ci riusciamo a spiegare. Abbiamo provato in tanti modi ad analizzare la situazione. La cosa che mi preme di più è tenere in vita la squadra tutti i giorni, tutte le settimane, nelle migliori difficoltà che abbiamo, ma la cosa brutta è che abbiamo, tra virgolette brutta, dico brutta perché è un paradosso, abbiamo una società che non ci fa mancare nulla, una società che è regolare in tutte le sue cose, quindi ci sentiamo anche noi non solo in debito verso di noi, ma verso anche chi ci fa star bene. Lei crede nella salvezza diretta, quindi? Assolutamente sì, quando non credo in qualche cosa mi faccio da parte. Se sono qui è perché ci credo, se ci metto la faccia è perché ci credo, assolutamente. Ania, allora, due ovviamente atmosfere molto differenti, chiaramente in casa vastese questo è un successo che, se vediamo la classifica, consolida una rincorsa che si è fermata solo settimana scorsa, ma in maniera assolutamente inopinata, con tante occasioni fallite. Peraltro Massimo Silva, proprio 7 giorni fa, ospite da noi, aveva detto: beh, se c'è una cosa che proprio mi ha fatto che non mi è andata giù è proprio le occasioni sprecate. Però di fatto non si può negare che la tendenza della Vastese sia in nettissima risalita e i playoff sarebbero solo ad un punto. Ecco, concentriamoci prima sul fronte biancorosso. Beh, io credo che i progressi siano evidenti, insomma, e sono confermati anche dai risultati. La sconfitta contro il Vasto Girardi aveva sì lasciato un po' di amaro in bocca, appunto per le occasioni che la Vastese era riuscita a creare, occasioni che è riuscita a creare anche oggi, concretizzando poi appunto quei due gol da palla inattiva. Però in generale è una squadra che mi sembra, insomma, in grado di gestire la partita. Quest'anno poi è la prima volta che la vedo dal vivo, ho sempre visto i servizi, però mi sembra una squadra che riesce a tenere il possesso palla, riesce a fare una buona circolazione di palla, e poi quando riesci comunque a sfruttare le palle inattive, perché hai la fortuna davanti di avere un Dos Santos che comunque, anche mettendoci uno zampino, non riuscendo a toccare in maniera pulita, ma comunque mettendo in difficoltà gli avversari solo per la sua presenza, è sicuramente un vantaggio per la Vastese. Poi devo dire che c'è un Pizzutelli che magari a volte non può passare in secondo piano, ma è un ragazzo di assoluto valore, davvero di grandi qualità, che entra in tutte le azioni della Vastese. E tanto qui anche oggi pomeriggio ti hanno richiesto espressamente, adesso cominciano le richieste ad personam. Sì, esatto. Chiaramente Marco chiederà a Stefano Recanati, perché insomma oggi è andato Stefano Alfadini e il Giuliano è tornato alla vittoria. Si accettano prenotazioni, certo, per le prossime. Per le prossime. Oh, Marco, vengo da te sulla partita, non tanto sulla partita in generale, però te da difensore, quando un allenatore prende due gol su palla inattiva, su calcio d'angolo, comunque da palla ferma, quando poi rientrate nello spogliatoio, quanto si arrabbia, per esempio, Del Grosso o comunque un allenatore in generale? Beh, è una cosa che pesa, diciamo, agli allenatori che ci lavorano durante la settimana, è una cosa che pesa, e quindi chiede più attenzione ai propri giocatori. Che cosa si può fare sulle di solito qual è l'errore che si rileva più spesso sulle palle inattive, sui calci di punizione, sui calci d'angolo? Beh, comunque perdersi l'uomo. Ognuno ha il proprio uomo in marcatura. Ne abbiamo parlato non solo in Serie D ma anche in Serie C, voi come difendete sui calci piazzati? Noi abbiamo
due uomini a zona e gli altri abbiamo cinque uomini in marcatura. Misto. Sì. Sì, per, sì. Perché mi sembra Ania la soluzione adesso che e va, non dico per la maggiore, però in generale molti non si fidano né totalmente dell'una né totalmente dell'altra, perché per esempio a uomo basta un blocco, vero Marco? Sì, e si libera l'attaccante, a zona perdi, puoi perderlo se non attacchi bene il pallone, diciamo che mista mi sembra la soluzione. È stato uno dei grandi temi in casa Teramo fino a questo momento, ecco, le marcature a zona sulle palle inattive è stata una delle grandi tematiche finora affrontate anche per i gol presi e anche per i due rischi insomma di ieri a Rieti, che comunque ci sono stati poi concelli disinnescati in qualche modo da Tomei, però insomma sì, è stata una delle grandi tematiche, quindi sì. È sempre un aspetto in particolare a cui si va a guardare. Per rispondere all'amico che ci ha scritto prima, noi non è che crediamo alle favole, caro amico, io avevo detto che il notaresco mollava, voi non ci credevate, no? Allora, noi siamo chiamati non a fare le previsioni. E innanzitutto questo programma comunque si chiama Abruzzo del Pallone, quindi se c'è una abruzzese che sta prima in classifica ci fa piacere, qualunque essa sia, e il notaresco lo è ancora seppur in coabitazione. Poi non è che qui siamo chiamati a fare le previsioni chi vince il campionato, siamo qui a raccontarlo il campionato, cioè, che è una cosa ben diversa dal... E poi è chiaro che nessuno se lo augura, poi se lei ha delle notizie fondate sul fatto che il notaresco... A noi non risulta che il notaresco abbia deciso magari di mollare, se lei ha... notizie contrarie, non lo so, beato lei, però insomma noi siamo qui a fare un'altra cosa, ecco. Questa cosa qua, che è quella di raccontarla la partita. Angolo Moviola, sono due episodi che ha isolato, quali sono? Sì, il primo è il tocco di mano lamentato al 23esimo, se non ricordo male, è un presunto tocco di mano di Marianelli in area, su cui però il direttore di gara lascia proseguire. Vediamo un po', perché sono curioso di vedere che cosa dovrebbe essere questo il tocco di mano. Sì. Marco, sui tocchi di mano adesso, anche con le nuove regole, come che deve fare un difensore oltre a tagliarsi le braccia entrambe? Non ho idea di come... Qui tu non so sei... se è petto o braccio, è Di Giacomo che lamenta questo tocco di mano. Che cosa ci vedi? Chiaramente non ti chiediamo di avere la certezza, perché non riusciamo a vederlo neanche noi, perché c'è il corpo di Marianelli davanti. No, qui credo che il ragazzo comunque correva verso la palla. Credo che non sia un tocco di mano intenzionale. Certo. Poi, No, lì purtroppo non c'è più l'intenzionalità, bisogna vedere il braccio, la posizione, Se è congrua, non congrua. È chiaro che è molto complicato. Ostacola il ragazzo anche che stava tirando, quindi... Sì, che peraltro, se non erro, è Di Giacomo. Di Giacomo, sì. Prende, peraltro lo salutiamo, è stato nostro ospite più di una volta, che prende una pallonata in faccia, poi protesta, ma l'arbitro insomma ha fatto proseguire. Sì. Noi qui non riusciamo, anche volendo ammettere che ci sia il tocco di mano, dico la verità, io sinceramente è esattamente perché si fischi o no... Spesso e volentieri non riesco ad averlo bene in mente, quindi poi... Diciamo che il direttore di gara era nella posizione migliore, quindi ipotizziamo che abbia visto bene. Certo. Allora, a Materica da 3 mesi erano sicuri che vincevano il campionato, beati loro. Ma, ripeto, ma il notaresco in C non può andarci, non ha soldi e campo. Tutti grandi depositari. Questi sono pareri, però, sì. Che è una cosa diversa. Noi raccontiamo i fatti. Cioè, notaresco è stato primo in classifica, lo è ancora oggi. Chiaramente è una squadra che se può, e se voi aveste l'opportunità di andare in Serie C... Magari. Che dici? Magari. Che dici? Quindi nessuno si tira indietro. Poi, se ce la farà, non ce la farà, saranno le prossime gare a dircelo. Altro episodio da Moviola, rigore netto per l'Avezzano. Vedrete bene che come Marianelli tocca la palla. Che vada sul volto di Di Giacomo è evidente, perché vediamo proprio la pallonata. Io non so se lo tocca effettivamente col braccio, con la spalla, però sicuro è chiaro. Certamente la palla cambia direzione, quindi un tocco sì, certo. Ci assicuro. Forse magari anche, non lo so, con il braccio, perché con il petto mi sembra strano che poi la palla prenda quella traiettoria. Sicuramente magari... No, e con il petto sarebbe andata in avanti. O con la spalla, non o so, con, il, con la spalla, o con il braccio. Sì. Andrea, tu ti sei fatto un'idea rispetto... Come la prende secondo te?
Beh, è davvero difficile a giudicare da, ma solo da come si comporta Di Giacomo, può essere che ci sia stato un tocco con il braccio e sai, con le leggi che ci sono ora, ecco, in questo momento ci potrebbe essere stato il tocco. Si può dare questo calcio di rigore. Se l'ha toccata con il braccio, ma noi il tocco non lo vediamo, lo possiamo soltanto supporre, si poteva dare. Certo, le proteste di Di Giacomo certamente ci lasciano supporre che il tocco sia stato con il braccio. Poi, ripetiamo, come e perché si dia un determinato calcio di rigore oppure no, spesso è molto, molto, molto discrezionale, anche perché più regole si mettono per valutare un fallo di mano, più si fa una confusione enorme, perché poi anche un movimento che può essere congruo, però magari con il braccio largo. Buonasera, dalla curva sud, scusate, ci danno una mano dalla curva sud Vasto. Hanno visto petto. Hanno visto petto, sì. Non lo fate. La curva si è visto benissimo petto, poi tocca sinceramente. Quindi probabilmente la palla scivola sul petto e poi la tocca con il braccio. Vabbè, ai posteri mai. L'ardua sentenza, che vi devo dire io, più che farlo rivedere non possiamo. Agnia, ti aspettiamo sempre a Vasto, bella, competente e anche portafortuna. Grazie, ti scrive Antonio. Grazie mille. Va bene, altro episodio. Sì, il fuorigioco fischiato all'Avezzano sul gol realizzato dall'Avezzano nel minuto di recupero, il primo minuto di recupero del primo tempo. Da questi sviluppi di un calcio di punizione c'è Di Gianfelice che va a piazzare di testa il gol che sarebbe stato il 2-1, ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco del difensore ed annulla il gol dell'Avezzano. Anche qui è complicata. Marco? Qui che abbiamo... mi dici? Allora, noi, Maurizio, indicazione per la regia, ci dovremmo fermare quando c'è il primo tocco di testa, per intenderci. Questo qua. C'è Marianelli. Quando la palla tocca, eccolo qua. Marianelli è dietro di Gianfelice, mi sembra. E a destra non so se poi effettivamente... Allora, c'è un'ombra che si vede. C'è qualcuno che tiene in gioco... C'è un'ombra sulla destra, ora il calciatore della vediamo Vezzano. Se quando apriamo l'inquadratura il giocatore è della Vastese o della Vezzano, magari, io non lo so. No, mi sembra della Vastese, dai calzoncini. Bisogna vedere, è chiaro che è complicatissimo, addirittura ci aiutiamo con le ombre, cioè ragazzi è veramente difficilissimo. Poi c'è il colpo di testa di Gianfelice, la chiamata è stata rapida, secca? Oppure... Sì, è stata secca, è stata immediata. Va bene, tra poco ci ascoltiamo, anzi ce lo ascoltiamo subito, il presidente della Vastese, Franco Bolami, al tuo microfono. La punizione non c'era, intanto ci sentiamo. Bolami. Presidente, una vittoria che consente di avvicinare la zona playoff, che rimane un obiettivo della Vastese. Ma dopo 3 anni di investimenti, quest'anno abbiamo fatto un campionato per fare a meno i playoff, per dimostrare che noi siamo presenti, noi siamo... E facciamo il bene della Vastese e sta facendo il tutto per portare in alto questi colori. Purtroppo qui a Vasto qualcuno vuole subito e veloce, ma queste cose a noi non ci piacciono. Siamo una bella realtà, dimostriamo di stare sul pezzo e andiamo avanti così. E la sconfitta contro il Vasto Girardi aveva lasciato un po' di amaro in bocca per le occasioni avute, oggi anche diverse occasioni ed è arrivata la vittoria. Ma il pallone una volta ti dà, una volta ti leva, questa purtroppo è la dimostrazione che se non siamo concentrati anche puoi perdere qualsiasi partita. Domenica a Vasto Girardi, ragazzi, ho fatto i complimenti perché una squadra che fa 7-8 palle gol e che perde con due distrazioni devo fare soltanto i complimenti. Oggi per dimostrare che la squadra c'è, stiamo buttando le basi e dico soltanto di stare molto vicino a questa società e a questa squadra che sta facendo molti sacrifici. E la Vastese com'è cambiata con Massimo Silva? La Vastese è cambiata perché c'è un allenatore che è esperto, un allenatore che conosce la categoria, un allenatore che purtroppo fa giocare la squadra. Purtroppo, sì, no, purtroppo nel senso è un piacere. Abbiamo fatto un cammino con l'altro allenatore, con il mister, lo ringrazio per la lavoro che ha fatto, però devo dire che questa squadra, levando Vasto Girardi, adesso ha fatto 4 partite, 3 vittorie e una sconfitta.
Beh, il siparietto con purtroppo, ma io ho capito, cioè ha iniziato un discorso e poi gli è rimasto purtroppo in bocca, sì. E chiaramente è purtroppo va a giocare bene al Sara come ma purtroppo. Voleva dire ovviamente per fortuna. Certo, certo. Oh, è cambiato il colore alle vostre spalle, perché parliamo un po' dell'Avezzano. Come lo hai visto, l'Avezzano? E nel primo tempo in difficoltà, provava soprattutto in ripartenza, ma proprio per il fatto anche che la Vastese tendeva maggiormente appunto a, ad avere il possesso del pallone. Nella ripresa meglio dal punto di vista dell'atteggiamento, del carattere, ma comunque con difficoltà a portarsi in avanti, ecco, a concretizzare, non solo a concretizzare ma anche a costruire davvero azioni interessanti dalle parti della porta avversaria. Quindi è comunque una squadra che ha evidenti difficoltà, ma che è una situazione secondo me normale quando hai la pressione del basso classifica. Certo. Si vede che non è serena, si vede che insomma ha delle incapacità tra virgolette dettate proprio dalla difficoltà della graduatoria attuale. Quindi poi, come diceva Andrea, oggi l'Avezzano deve stare anche attento a non vedere quel 13° posto, che tra l'altro è occupato dal Giulianova, distante più di 8 punti, perché altrimenti si annullerebbe allo stato attuale il play-out. Quindi l'obiettivo, detto anche da Liguori, il primo obiettivo è quello di raggiungere ancora la salvezza diretta, e fa bene l'allenatore comunque a far passare questo messaggio per tenere sempre, certo, la squadra sul pezzo e cercare di avere il massimo. Però è chiaro che le gare passano, ci sono anche altre avversarie, ne mancano 9, non mancano molte gare. Attualmente giocherebbe il play-out l'Avezzano, però deve al massimo arrivarci nella migliore condizione possibile. Certo. Quindi non solo a giocare il play-out, perché deve evitare che il 13° posto si allontani, ma anche psicologicamente deve provare ad arrivarci nel miglior modo possibile, ed attualmente ci sono delle difficoltà. Ecco. Oh, Marco, invece vengo da te, proprio restando all'Avezzano, perché la vittoria vostra di oggi, diciamo che se non risolve i problemi di classifica del Giulianova, però portarsi a più 5, un po' anche psicologicamente ci si gioca su queste cose, nel senso, può essere una mazzata per chi sta dietro vedere chi sta davanti che allunga? Ma sicuramente per noi, noi pensiamo sempre a noi stessi come, certo, prima cosa, poi il resto vediamo come procede. Comunque noi adesso stiamo cercando di fare punti, e ovviamente oggi abbiamo portato questi 3 punti a casa che ci mancavano da diverse partite, e sono molto importanti per noi, anche per la fiducia, come hai detto prima, e ci aiutano molto. E allora te le faccio rivedere i 3 punti che avete conquistato. Giulianova batte Fiuggi 1-0, il servizio è di Stefano Recanati. Ad un Real Giulianova cinico basta una rete nel primo tempo di Francesco Di Paolo per avere la meglio dell'Atletico Terme Fiuggi e ritrovare la vittoria che mancava dal 23 novembre scorso in casa giallorossa. La squadra del tecnico del Grosso deve rinunciare per la sfida odierna agli infortunati Federico Di Paolo e Castiglia, optando per la difesa a 3, dove trovano spazio Guaiè, Nazzari e Diamutene, a Torelli le redini del centrocampo, in avanti Suriano, alle spalle di Cesario e Di Paolo Francesco. Giuseppe Incolciati a Giulianova con il collaudato 4-3-3, schiera in mediana Falasca, Rizzitelli e Forgione, attacco affidato ad Andrea Magri e Passaro, assenti Basilico e Zaccone, appiedati dal giudice sportivo, dirige l'incontro Vito Guerra di Venosa. Il Real Giulianova ha subito l'occasione di mettere il match in discesa al secondo minuto, campanile in area di rigore che trova la coordinazione volante di Guaiè, ma il suo tiro viene ribattuto in angolo dalla difesa Frosinate. Questa resta l'unica azione dei primi 25 minuti, con la gara che fatica a decollare viste anche le condizioni del terreno di gioco non in perfette condizioni, obbligando le due squadre ad agire con lanci lunghi. Prima della mezz'ora blitz offensivo dell'Atletico Terme Fiuggi, con Rizzitelli che approfitta di una dormita della difesa di casa, ma al momento del tiro viene murato dalla difesa in ripiegamento. Sul tapin lo stesso Rizzitelli mette fuori. Passato il pericolo, i giallorossi crescono in mezzo al campo e proprio da vie centrali arriva il vantaggio del Giulianova, e bravo Francesco Di Paolo a inserirsi tra le maglie dei difensori rossoblu, e una volta tu per tu con il portiere lo supera con un tocco morbido. La troppa euforia per il gol del vantaggio costa il cartellino giallo al giocatore romano.
Adesso per i padroni di casa la gara si mette sui binari giusti. Al 36esimo arriva anche l'occasione per raddoppiare. Suriano va giù in area di rigore con il direttore di gara deciso sulla decisione di far continuare. L'azione prosegue per vie centrali con la sfera che giunge sui piedi di Ramku, che prova la forte conclusione dalla distanza, con la sfera che si impenna e mette in azione Francesco Di Paolo, che per questione di centimetri non aggancia. Sfuma così un'importante occasione per l'11 di casa. Stessi 22 in campo, con la ripresa che vede subito un calcio di punizione pericoloso per il Giulianova, ma il piazzato dal limite di Suriano non inquadra lo specchio. Ma al settimo minuto torna ad affacciarsi in area abruzzese il Fiuggi con Passaro che si coordina in sforbiciata, ma il tiro centrale non impensierisce Buifulco. Al 20° minuto, gioco interrotto per alcuni minuti, quando il direttore di gara espelle due componenti delle panchine. A farne le spese il giocatore Balducci in casa Giulianova e mister Incocciati del Fiuggi. Tre giri di lancette potrebbe chiuderla il Giulianova, punizione defilata di Suriano che disegna una parabola velenosa in aria su cui si lancia Torelli, che per una questione di centimetri non trova la testata vincente. Da qui in poi nient'altro, con il Giulianova bravo a gestire il vantaggio approfittando della sterile vena sottoporta degli avanti ospiti. Al triplice fischio, grande gioia dei giocatori e tifosi per una vittoria dalla importanza inestimabile che in casa Giulianova significa sperare ancora nella salvezza diretta a fine stagione. Domenica scontro diretto in casa del Chieti per un derby che si annuncia scintillante. Mister Del Grosso, una partita giocata con un piglio giusto sin dal primo minuto, una vittoria che mancava dal 23 novembre, una vittoria importante che dà anche morale. Sì, hai detto bene, una vittoria che mancava da tanto, ci siamo riusciti meritatamente. La squadra ha offerto una prestazione secondo me molto positiva sotto alcuni aspetti. Alcune cose da rivedere, come è normale che può capitare, però ecco, un applauso veramente ai ragazzi e a chi sono entrati, perché hanno interpretato la gara sotto l'aspetto mentale, anche tattico, perché avevamo visto in settimana quali erano i punti forti e quali potevano essere i punti deboli del Fiuggi, quindi direi che l'hanno interpretata molto molto bene la gara, molto sofferta, come sarà il nostro cammino, perché è un cammino molto sofferto, però ecco, quando c'è anche un po' di sofferenza le vittorie sono anche più belle. Mister Incocciati, non parliamo subito di partita, partiamo da quell'episodio che l'ha visto protagonista del cartellino rosso. Che cosa è successo? Ma nulla, io evidentemente il guardalinea ha segnalato all'arbitro una mia cosa nei confronti di un tifoso che era attaccato e continuava a sputare, gli avrò detto di non sputare, invece vabbè, è successo, pazienza, insomma me la tengo. Parliamo di questa partita, il Fiuggi che lontano dal capo i prati fa un po' di difficoltà, solo 11 punti raccolti sui 33 e oggi si è vista questa difficoltà specialmente in avanti. Ma certamente la squadra ha fatto una buona prestazione, non ha raccolto, potevamo passare anche noi, però insomma direi che è stata una partita che doveva andare in questo modo ed andare in questo modo. E certamente hanno fatto gol per primi loro e sono riusciti ad essere bravi a mantenerlo fino alla fine, noi ci abbiamo provato in tutti i modi, credo che insomma la mia squadra abbia poco da recriminare se non quello che diceva lei giustamente, che fuori casa dobbiamo migliorare secondo me sotto l'aspetto della gestione delle emozioni, perché forse ci lasciamo trasportare da episodi esterni, da situazioni esterne che non devono accadere. La mia squadra deve giocare bene e deve essere incisiva come quando gioca in casa, e questo è l'ideale, ma ci sto lavorando, sono ragazzi che hanno bisogno di crescere e quindi ce la teniamo e cerchiamo di fare in modo che queste sconfitte servano a far crescere positivamente, diciamo, il nostro carattere. Oh Marco, abbiamo rivisto il servizio, peraltro poco prima di andare in onda a microfoni spenti ci siamo detti, sono state partite in cui il Giulianova ha giocato molto meglio di oggi, sì, e i punti non arrivavano. In effetti proprio così come dici. Abbiamo fatto partite molto positive dal punto di vista del gioco e non abbiamo portato a casa punti. Oggi magari è stata una partita dove abbiamo fatto sì una grande prestazione, però non, secondo me non è la migliore rispetto ad altre, ed abbiamo portato a casa i tre punti
Non abbiamo subito gol, anche perché è una cosa che il mister ci ha chiesto. Ecco, noi... che cosa vi ha chiesto in settimana? Perché poi quando si prepara una partita come questa, non tanto la sfida con il Fiuggi in sé, ma una sfida che il Genoa non poteva più permettersi di non vincere. No, sicuramente, noi viviamo tutte le settimane allo stesso modo, preparando la partita che viene di domenica. Dopo è il campo a parlare. Ci sono state partite migliori rispetto a quella di oggi, però oggi probabilmente si è visto un Giulianova anche con la difesa a tre che state provando da un po' di tempo, con cui state giocando da un po' di tempo. Ecco, pensi che questa strutturazione per una squadra che si deve salvare possa essere quella adatta, quella più giusta? Ma secondo me sì, poi anche con gli interpreti che abbiamo, secondo me il modulo che ci si addice di più. Dopo sarà il mister a decidere la domenica, anche rispetto, guardando la squadra avversaria. E con la difesa a tre, Antonelli fa il cosiddetto braccetto o fa il tutta fascia? Io nasco come esterno, diciamo, esterno di centrocampo, esterno alto nelle giovanili. Dopo, l'anno scorso ho fatto sempre il quinto, quest'anno anche, solo che inizialmente abbiamo giocato a quattro e sono stato adattato lì terzino, diciamo. E dopo, sì, comunque vengo impiegato quinto. Adesso sono appena rientrato anche dall'infortunio. Hai avuto un infortunio importante, lo ricordiamo. Che infortunio hai avuto? Sì, ho avuto una lesione di secondo grado al collaterale mediale. Uh-huh. E sono stato fermo, diciamo, due mesi e mezzo. Adesso sto rientrando a pieno. Marco, prima abbiamo visto l'espulsione di Balducci. Ho visto, sì, che te ti stavi scaldando. Ma che cosa lì è successo? Non so se dalla tribuna o da qualche altro giocatore ha mandato a quel paese l'arbitro, e lì è stato incolpato Balducci, che infatti che mi hanno fatto notare nelle immagini, senza motivo è stato espulso. Quando l'arbitro si avvicina e lo punta, lui si gira verso una parte dello stadio che è vuota, chiaramente. Stava facendo semplicemente stretching e io stavo lì a fianco, quindi... Mm-hmm. E l'arbitro che cosa gli ha detto? Gli ha detto che l'aveva mandato a quel paese, diciamo che il guardaline che stava lì su quella fascia gli ha comunicato all'arbitro che aveva mandato a quel paese l'arbitro e lo ha espulso. Andrea, in 20 secondi davvero, perché poi tra poco andremo anche all'Ezio uscita di Crotone con Paolo Renzetti, però poi dobbiamo proseguire anche con le immagini di Serie D. Vittoria questa che vale, vediamo la classifica, quanto per il Giulianova? Beh, tantissimo, intanto perché la vittoria torna dopo tanti mesi, quindi era fondamentale ritrovare i tre punti. E poi, sempre in chiave Giulianova, intanto si resta in scia del Porto Sant'Elpidio, che oggi ha fatto un colpaccio, però soprattutto, come dicevamo questo pomeriggio, il Giulianova può anche giocare sul distacco, cioè sì, deve cercare di mantenere il sestultimo chiaramente. E tra l'altro, ricordando che rispetto al Cattolica il Genova ha lo scontro diretto, perché ha vinto a Cattolica e ha pareggiato in casa, dunque tenere il sest'ultimo posto e cercare di allungare sulla terz'ultima, che purtroppo ora è l'Avezzano, ma sarà spesso un duello fratricida, visto che ci sono Avezzano, Chieti e Giulianova, per il Genova è fondamentale almeno tenere il sest'ultimo posto e cercare di creare il distacco di 8 punti. Se poi riesce addirittura ad arrivare in zona salvezza, tanto meglio, però questo deve essere, a mio avviso, l'obiettivo del Giulianova. Assolutamente. Io non so se qualche conticino si fa, ma credo di no in questo momento, Marco. Conti alla mano non se ne fanno, ed è giusto che sia così. Il cammino salvezza del Giulianova passa settimana prossima per la
per uno dei tre derby abruzzesi, sì. Sarà contro il Chieti. A proposito, comunicazione, intanto cambiano le luci mentre parlo, visto che parliamo di Chieti. Siccome c'è la concreta probabilità che il Chieti torni a giocare sul proprio terreno di gioco, quello dello stadio Guido Angelini, vi diciamo, giovedì ci sarà il sopralluogo proprio allo stadio Guido Angelini di Chieti. Qualora ci fosse il benestare della LND, della Lega Nazionale Dilettanti, la partita di domenica tra Chieti e Giulianova si giocherà proprio allo stadio Angelini. Oggi intanto però, a proposito di equilibri anche psicologici, che mazzata per il Chieti, avanti 2-0, si fa rimontare 3-2 dalla Recanatese. Vediamo il servizio. Al Tubaldi di Recanati non ci si annoia mai, ancora una gara pirotecnica dei leopardiani di Federico Giampaolo che battono in rimonta 3-2 il Chieti dopo essere stati sotto di due reti. Recanatese che accorcia ora le distanze rispetto alla coppia di testa Notaresco Matelica e con 27 punti ancora a disposizione torna a credere nel primo posto. Per i neroverdi abruzzesi che hanno proclamato il silenzio stampa, classifica da brividi con il penultimo posto da evitare assolutamente. Tante assenze in casa marchigiana, Ruzziere e Raparo squalificati, Nodari infortunato, tanti giovani in difesa per i locali che scendono in campo con quel 4-4-2 che a Giampaolo non piace perché penalizza soprattutto Borrelli. Modulo speculare per i teatini che dopo 2 minuti e mezzo sbloccano con Sarrizzu, bravo ad approfittare di una grossa ingenuità difensiva dei padroni di casa. La Recanatese fa fatica a riorganizzarsi, non riesce mai a superare una linea di passaggio, quindi a Titone e a Palmieri i palloni arrivano con molta più fatica. Chi sembra essere in giornata è Pezzotti, che assieme all'altro esterno senigalliesi e ad Esposito, che alla fine realizzerà una doppietta di testa, risulterà tra i migliori in campo. Ma prima della scossa la truppa di mister Giampaolo sarà costretta a capitolare una seconda volta. Borrelli sbaglia l'appoggio favorendo il contropiede ospite, Bagigalupo sgroppa sulla destra, traversone per il piattone di Sivilla, è il minuto 37. Per la Recanatese una mazzata, ma i giallorossi trovano subito la rete che dimezza lo svantaggio. L'assist è di Ielo, il gol di Palmieri. Il tecnico dei leopardiani capisce che bisogna tornare al 3-5-2 con cui chiuderà la frazione di gioco. Nella ripresa subito dentro Lauria al posto di Ielo, sistemando il discorso degli under, richiamando Marco Antognini per il classe 2000 sprecace in porta. 90 secondi e la Recanatese trova il pari. Tutto nasce dagli sviluppi di un calcio di punizione in cui mettono lo zampino Pezzotti, Lauria e Borrelli. La pennellata è per la testa di Esposito. Da questo momento in poi è tutta un'altra partita, è tutta un'altra Recanatese che inizia a fraseggiare con eleganza a centrocampo, creando anche interessanti situazioni di pericolo. Partita ribaltata al decimo, anche in questo caso il gol nasce sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Borrelli, l'assist però è di un monumentale Pezzotti, l'incornata del capitano Esposito. 3-2 è vetta della classifica più vicina. Il Chieti sparisce letteralmente dal campo, i cambi non daranno quella spinta in più agli abruzzesi che rischiano di subire la quarta rete in almeno 3 circostanze. Clamorosa la traversa colpita su punizione da Pera, entrato poco prima al posto di Palmieri, gara che termina con i giallorossi a festeggiare con i propri sostenitori, neroverdi che si mordono le mani per aver gettato alle ortiche una partita che si era messa in discesa. Marco, deve essere una questione tipicamente del Tubaldi Recanati, perché un paio di settimane fa anche voi sembravate avere la partita in mano e invece poi alla fine la Recanatese ha vinto 3-2. Sì, diciamo una partita simile a questa contro il Chieti. A voi vi ha condannato il super gol di Pezzotti del 2-2 che poi ha dato il là alla rimonta. Lì il gol dell'1-2, perché essere in vantaggio 2-0 e poi prendere subito gol dell'1-2 è una grande mazzata. È una mazzata, eh sì. Intanto, poi torneremo a parlare del Chieti, ma intanto io vedo dal lontanissimo geograficamente, eccolo qua che appare alle mie spalle, lontanissimo Ezio Scida di Crotone, non so quanti chilometri sono. Appare alle mie spalle Paolo Renzetti. Ciao Paolo, a pochi minuti, quanto mancano? 3/4 d'ora dal fischio d'inizio di Crotone Pescara. Ciao Paolo.
Ciao Jacopo, buonasera, buonasera a te, ai tuoi ospiti, ovviamente soprattutto ai nostri telespettatori qui a Crotone. E manca ancora un po', è vero, per l'inizio di questa partita, una serata piuttosto fredda, non umida come diciamo temperatura, ma sicuramente piuttosto fresca. Abbiamo già le formazioni, tra l'altro con qualche minuto di anticipo rispetto al previsto, e dunque se tu sei d'accordo possiamo andare a vedere insieme anche con le rispettive panchine. Non ci sono grosse novità, diciamo, nel Pescara. Vediamo comunque, partiamo dal Crotone, il Crotone dell'ex tecnico biancazzurro Giovanni Stroppa. Entrambe le squadre giocheranno con il 3-5-2, Kordaz, il portiere della formazione pitagorica, difesa con Cuomo, Marrone, Golemic, in centrocampo Gerbo, Benali, il grande ex di questa partita, Barberis, Molina e Messias, in avanti Simi ed Armenteros. Vediamo la panchina con Festa, Gigliotti, Mustacchio, Spolli, Jankovic, Bellodi, Crociata, Gomelt, Maxi Lopez, Mazzotta, altro ex biancazzurro, Zac e Rutten. Vediamo il Pescara, lo stesso modulo, dicevamo, Le Grottaglie, che questa sera, lo ricordiamo, per squalifica non sarà in panchina ma seguirà la gara dalla tribuna. Schiera Fiorillo in porta, Drudi, Bettella e Del Grosso in difesa, Zappa, Memusciai, Palmiero, Melegoni e Crecco a centrocampo, in avanti Galano e Bocic. E dunque vediamo la panchina della formazione abruzzese con Alastra, Farelli, Bruno, Scognamiglio, Elizalde, Clemenza, Maniero, Borrelli, Busellato, Bojinov e Masciangelo. Recuperati diversi giocatori per quanto riguarda il Pescara, soprattutto Scognamiglio, che però va in panchina. Del Grosso, anche lui aveva avuto problemi in settimana, è recuperato e gioca in difesa, in un ruolo comunque per lui abbastanza inedito. E poi in attacco, ancora una volta, Bocic è stato preferito a Maniero, ma anche a Bojinov, che dunque viene convocato per la prima volta da quando è a Pescara, ma non scende in campo dal primo minuto. Dirigerà l'incontro il signor Roby Lotta della sezione di Sala Consilina. Sono previsti circa 7.000 spettatori, 31 saranno i tifosi del Pescara, coraggiosi tifosi che hanno seguito la squadra questa sera fino in terra di Calabria. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente, ti diamo la possibilità a voi di raggiungere la tribuna stampa dell'Ezio Scida di Crotone. Grazie ovviamente anche a Gaetano Otero per il supporto tecnico di questo collegamento, e poi anche delle interviste in diretta che vedrete al termine di Diretta Stadio. Insomma, avete visto, tutto più o meno confermato. Gioca Del Grosso, te lo sapevi, te l'aveva detto il mister che giocava suo fratello, no? Che era recuperato. Non lo sapevi, va bene. Andrea, rapidissimamente, tornando a Recanatese Chieti, è una sconfitta questa che potrebbe essere una mazzata, non tanto dal punto di vista solo della classifica, ma soprattutto del morale. Io provo a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché il Chieti si è talmente abituato a perdere che ormai una sconfitta in più o in meno fa poca differenza, e forse non suscita più neanche tutto questo dolore. Il bicchiere mezzo pieno, perché il Chieti sta tornando a fare gol. Oggi ha segnato Siviglia, ha segnato anche Sarrizzo finalmente. È chiaro che la costante è che il Chieti continua a prendere gol con incredibile facilità, anche a difesa schierata. Oggi la partita è girata, era meglio stare 0-1 e finire il primo tempo 0-1 anziché fare il secondo gol e dopo un minuto prendere 1-2. Quella è stata la mazzata in questa partita. Però il Chieti, se non altro, ora offensivamente torna a essere una squadra efficace. C'è il problema della fase difensiva, e poi, se tutto andrà bene, domenica prossima il Chieti, proprio contro il Giulianova, ritroverà lo stadio Guido Angelini, e questo potrebbe essere una spintarella in più per cercare di risalire una classifica che altrimenti è una classifica davvero disastrosa. Quindi io dico che, se fossi nel Chieti, cercherei di vedere questi aspetti positivi, cioè lo stadio e una squadra che torna a far gol. Poi per il resto è un disastro effettivamente, ma purtroppo il Chieti si è abituato a questo disastro da un mese e mezzo a questa parte, quasi due mesi. Perfetto, quindi tra le due diciamo che arriva meglio il Giulianova. Beh, sicuramente sì, anche perché il Giulianova, lo abbiamo detto, è una squadra che ha sempre lottato, è stata sempre sul pezzo, si è vista sfuggire dei risultati sempre in extremis, e quindi è una squadra più per qualche errore, sì, più per qualche distrazione. Diciamo che questa squadra ha sempre lottato. Il Chieti in diverse partite non ha neanche lottato e ha alzato subito bandiera bianca, quindi questa è la grande differenza. È evidente che il Giulianova arriva molto meglio a questa partita. Ci fermiamo per la pubblicità.
pubblicità, non cambiate canale, poi al rientro le immagini della sconfitta del Notaresco a Porto Sant'Elpidio. Eccoci rientrati con l'Abruzzo del pallone, ancora tanta Serie D da vedere. Andiamo a vedere la sconfitta della capolista, che adesso è ancora capolista ma è in coabitazione col Materica, il Notaresco, che cade a Porto Sant'Elpidio 2-1. Servizio. Il momento buio del Notaresco sta tutto nei numeri. 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 giornate, con successo che manca dal 19 gennaio scorso, quando venne espugnato il Carotti di Esi. Il KO del Villa San Filippo di Monte San Giusto, il 5° in stagione ed il 3° in trasferta, costa alla compagine del tecnico Vagnoni l'aggancio in classifica da parte del Matelica. Ma recuperano punti sui rossoblù anche Campobasso, ora a -3, e Recanatese a -4. Contro il Porto Sant'Elpidio per gli abruzzesi è stata una sfida di grande sofferenza, con i padroni di casa che hanno alzato molto i ritmi giocando almeno la prima mezz'ora in maniera sontuosa. A conti fatti probabilmente il Notaresco avrebbe meritato il pari, ma restano le difficoltà della squadra in questo ultimo scorcio di campionato. Mister Vagnoni non può disporre di Sansovini, infortunato, e promuove titolari Canalicchio, Gaetani ed il rientrante dopo la squalifica Marcelli. Approccio molle degli abruzzesi, pronti via, e gli elpidiensi passano con Ruzier all'8° gol in stagione, che sfrutta a dovere un bell'assist di Maio dalla destra e con un tocco d'esterno supera Scotti. Gara subito in salita per i rossoblù, che 2 giri di lancette più tardi rischiano di andare di nuovo sotto. La marcatura del solito Ruzier però viene annullata per fuorigioco. Minuto 11, il Notaresco viene in avanti con Romano, che protesta molto per una spinta in area. Il direttore di gara lascia proseguire con la squadra del presidente Di Giovanni, che non ottiene un penalty a favore dalla sfida di andata un girone fa. Bella l'azione della formazione di mister Vagnoni al 20° con Romano, che in area si gira e calcia, prima ancora di Mariani, è un difensore ad immolarsi e mettere in angolo. Ancora 4 minuti ed ecco la seconda mazzata per gli ospiti. Miccoli, classe 99, al 1° gol in campionato, lascia partire dalla distanza un tiro che beffa Scotti. Pallone sotto la traversa e raddoppio dei marchigiani. Padroni di casa che in contropiede sfiorano il tris, prima con Ruzier al 29° e poi con Cucù al 34°, ma in entrambi i casi il numero 1 abruzzese è reattivo e respinge. Nel mezzo Vagnoni modifica il suo assetto inserendo Liguori in luogo di uno spento Raffaello, 4-3-3 con Marcelli che si sposta al centro del campo. Il finale di prima frazione è tutto del Notaresco, che crea 3 palle gol. Al 37° Gaetani di testa sfiora il colpo grosso, mentre al 45° nello spazio di un minuto i rossoblù battono 2 calci d'angolo con le conclusioni ravvicinate di Pomante e Gaetani, sempre respinte dalla difesa del Porto Sant'Elpidio. Decisamente meno emozioni nella ripresa, con il Notaresco che prova a venire in avanti ma deve sempre fronteggiare gli attacchi veloci dei locali. Al 16° poi il direttore di gara, sempre particolarmente lontano dall'azione, catalizza i riflettori tutti su di sé, sanzionando nell'ordine, nello spazio di pochi secondi, Cancelli, reo di essere rientrato in campo senza autorizzazione dopo le cure mediche, e mister Vagnoni con un giallo, il fisioterapista Fini addirittura con il rosso diretto. I rossoblù a testa bassa ci provano e dal 27° sugli sviluppi di un angolo e frulla a calciare, palla alta. Poco prima del 40° al 38° per l'esattezza il match sembra riaprirsi. Capitan Salvatori in una sortita offensiva viene affossato in area per il mediocre direttore di gara ligure e rigore che Romano trasforma spiazzando Mariani. 9° gol in stagione per l'attaccante rossoblù, a secco dal 12 gennaio. Nei minuti conclusivi non succede di fatto più nulla, con il Notaresco che esce sconfitto e con i giocatori a colloquio sotto lo spicchio occupato dai numerosi tifosi al seguito. Qualche minuto e poi un bel applauso di incoraggiamento nei confronti di Capitan Salvatori e compagni, con la speranza di tornare al successo quanto prima, per sbloccarsi da un punto di vista mentale, il vero problema che affligge adesso i rossoblù. Contro il Porto Sant'Elpidio, che partita è stata? Una partita che è costata anche la vetta solitaria. No, quello sinceramente non mi interessa. Mi interessa che abbiamo buttato via, credo, una settimana di lavoro con 10 minuti. Eravamo preparati molto bene, sapevamo l'inserimento di Ruzier, Maio
e Cucù ci avrebbe allargato per l'inserimento di Cucù, l'abbiamo preparata così, invece siamo stati secondo me non tanto poco attenti su questi movimenti, ma siamo entrati i primi 10 minuti molli, sapevamo che loro sarebbero partiti forte, molto forte. E poi, come poi visto dopo il gol preso, mi sembra che poi abbiamo fatto anche noi la partita. Non so se si meritava di pareggiare almeno, ma poi abbiamo fatto molto bene. Ma il discorso è che non si possono buttare via le partite con 10 minuti iniziali così brutti da una squadra che sta davanti. E forse è un discorso che meritiamo più rispetto, perché non possiamo presentarci con 10 minuti così veramente brutti sotto tutti i punti di vista. Poi se ci hanno preso, sinceramente non sto a guardare quello, perché poi alla fine l'ho detto anche la settimana scorsa, ci avevano preso, forse adesso sarebbe stato sarebbe stato migliore, perché così non benzinavamo sto cavolo di primato. Però poi ecco, non possiamo sbagliare 10 minuti in questa maniera, perché poi la squadra ha giocato, secondo me ha battagliato il restante tempo, e non so se meritava di pareggiare, però ha fatto una buona partita dopo contro una squadra molto organizzata, che sapevamo che ha delle individualità importanti davanti. Marco, proviamoci magari a mettere mentalmente nei panni dei giocatori, magari, o del Notaresco, che sono stati avanti tantissime giornate di campionato, hanno avuto un distacco siderale. Poi a un certo punto, per mille motivi, c'è una flessione, perché non puoi fare percorso netto, è evidente questo. E poi però per riattaccare la spina serve quanto tempo? Beh, sicuramente serve un risultato positivo, che magari riaccende la spina del Notaresco. Poi loro sono sicuramente una buona squadra. Secondo me questo campionato sarà aperto fino all'ultima giornata, se la giocheranno. Oh, hai visto il Porto Sant'Elpidio che ha 31 punti, in teoria, poi con Andrea continuiamo a parlare del Notaresco, però hai visto il Porto Sant'Elpidio, 31 punti, ti stupisce un po' in negativo? A me, ti dico la verità, con quella batteria offensiva un po' sì, che abbia solo 31 punti. Beh sì, loro sono una squadra che è molto, molto abile e veloci, sono molto abili e veloci lì davanti. Voi all'inizio del campionato avete beccati subito? Sì, abbiamo avuto molta difficoltà, mi ricordo, in casa loro, e sì, li abbiamo beccati subito e non ce l'hanno fatta passare liscio. E questo è il gol di Ruzier, ma molto bravo anche Miccoli, che è tuo coetaneo, un classe 99, ovviamente Cucù, Maio, insomma, veramente è strano che abbia solo 31 punti. Andrea, riattaccare la spina, tra il 22 marzo c'è Notaresco Matenica, ma prima ci sono, ne parlavamo oggi pomeriggio, Vastese Agnonese, complicato adesso, eh? Sì, complicato, però... Oppure no? Sì, lo dicevamo oggi, io spero per il Notaresco che aver abbassato la guardia inconsciamente, essersi fatto sopraffare dalle pressioni e essersi fatto rimontare così tanti punti in poco tempo, possa ora sgravare di pressione il Notaresco, perché è evidente che ora, se per un paio di mesi il Notaresco è stata la squadra strafavorita per la vittoria del campionato, ora tutti pensano che il campionato sia una questione tra Matelica e Campobasso. Il Notaresco ormai è finito e semmai il terzo incomodo è l'area canatese, ormai sotto sotto pensano un po' tutti questa cosa qua. Se il Notaresco riesce a giocare su questo aspetto, cioè di sgravarsi delle pressioni, tornare a giocare con più lucidità, con più spensieratezza, se rientra Sansovini, insomma se magari c'è ancora spiraglio per lottare. È chiaro che, io l'ho detto la scorsa settimana, bisogna restare in scia, tenere duro nelle prossime partite, e poi la partita con Matelica deve essere una chiave per capire se questo Notaresco ha ancora qualcosa da dire per la lotta per il primo posto, oppure no. Se si perde anche quella gara è praticamente finita. Però c'è bisogno di riprendere la marcia, e quindi le prossime due partite, soprattutto quella contro la Vastese, sarà una gara chiave, perché
bisogna dimostrare di avere capacità di reazione dopo la botta della rimonta subita e tornare a essere competitivi. Il campionato in realtà non è finito, tutti pensano, anche giustamente, che ora sia un testa a testa Materica Campobasso e Notaresco ormai è tagliato fuori, però la classifica dice che Notaresco può ancora dire la sua e le prossime gare ce lo spiegheranno a chiare lettere se è così o no. Assolutamente. Chiudiamo il giro di Serie D andando a Pineto, nella gara geograficamente più vicina per noi, per vedere questo 1-1, chissà, ancora una volta di occasione persa, mancata da parte della formazione biancazzurra, che in casa non riesce a fare la differenza come vorrebbe. È finita come in Coppa Italia, 1-1, in quel caso il Tolentino però vinse ai calci di rigore, stavolta c'erano solo i regolamentari. Il servizio è di Roberta Di Sante. Ancora un pareggio per il Pineto, che impatta 1-1 contro il Tolentino, riacciuffando la gara solo nel finale. Tante le assenze dall'una e dall'altra parte, a Maolo senza speranza e Della Quercia per infortunio, e con Marianeschi e Di Renzo squalificati, vara un inedito pacchetto arretrato con Pierpaoli, Pepe, Orlando e Marini. Tra i pali si affida all'esperienza di Amadio, mentre in avanti il terminale offensivo è il giovane Di Giovacchino con Tomassini che parte dalla panchina. Mosconi senza Tortelli, Cicconetti, Giorgi e Viola, e con capitan Ruggeri non al top che parte dalla panchina. Stringe i denti invece Olivieri a centrocampo. In avanti fiducia alla coppia Padovani-Minnozzi. Approcciano meglio gli ospiti, che sfiorano il vantaggio subito al sesto. Traversone insidioso dalla destra di Mastromonaco, con Amadio che smanaccia sulla traversa. Brividi anche al decimo, azione insistita del Tolentino in area pinetese. La sfera arriva a Ruci, la girata è ancora in legno trasversale a salvare i biancazzurri. Il Tolentino insiste, al 17° prova anche da fuori area, ma Laburi conclude oltre la traversa. Tegola per il Pineto al minuto 24, che perde anche Amadio. Problema muscolare per il numero 1 biancazzurro, costretto ad uscire dal terreno di gioco sorretto dai sanitari. Al suo posto entra Sciba. Per vedere il Pineto bisogna attendere il minuto 28, quando sugli sviluppi del quarto corner Ciarcelluti dal vertice dell'area piccola tenta la girata, ma l'impatto non è preciso e la conclusione viene ribattuta dalla difesa. Azione da Moviola al 34°, impatto in area tra Ciarcelluti e l'estremo marchigiano Bucosse, che interviene così con il direttore di gara Gavini, che fa proseguire tra le proteste biancazzurre. I locali ci provano al 47° su punizione dal vertice sinistro dell'area di Acquadro, il rasoterra filtrante del centrocampista e Bucosse che si allunga spedendo in angolo. La prima frazione si conclude però con gli ospiti in avanti, azione insistita al 48°, la conclusione finale quella di Pagliari, che chiama all'intervento Sciba, che chiude sul proprio palo, poi Marini spazza in calcio d'angolo. Il primo tempo termina così 0-0. Subito viva la ripresa con il Tolentino pericoloso al primo minuto, contatto dubbio in area tra Pagliari e Marini con l'attaccante ospite che reclama il calcio di rigore. L'arbitro fa proseguire, passa un minuto e Minnozzi con un gran gesto tecnico in rovesciata spedisce di poco fuori. La risposta del Pineto all'ottavo, occasionissima per i biancazzurri, contropiede di Acquadro che apre per Alessandro sulla sinistra, ma la sfera sorvola l'incrocio. Ancora Acquadro tra i migliori al nono, conclude dalla distanza, ma la sfera termina al lato. Il Tolentino cala e il Pineto insiste. Al quarto d'ora apertura sulla destra per Pierpaoli, la conclusione c'entra il palo, poi la sfera arriva ad Acquadro che dal limite spedisce fuori di un soffio e si dispera. Break del Tolentino al minuto 23 con la punizione dalla distanza di Mastromonaco, ma Sciba è attento. Al 27° ancora una grossa occasione per il Pineto, Simoncelli crossa dalla destra per la testa di Acquadro che da due passi non riesce ad imprimere la giusta forza alla sfera, con Bucosse che si ritrova la palla tra le mani. Ma al 31° i biancazzurri pagano caro lo svarione difensivo, Sciba non trattiene la sfera e Capezzani, ben appostato, non deve far altro che insaccare l'1-0 ospite. Ancora Tolentino pericoloso al 39° con Di Domenico Antonio che impegna Sciba sul
sul primo palo, ma il Pineto non ci sta e al 44esimo perviene al pari. Sugli sviluppi del corner di Acquadro, Alessandro insacca a fil di palo l'1-1 ed evita una sconfitta che sarebbe stata troppo pesante per i padroni di casa, che restano aggrappati all'ultimo posto playoff a quota 40 punti a braccetto con l'Agnonese, in attesa del derby di domenica prossima contro l'Avezzano al Dei Marsi. Mister Mauro, un 1-1 che per quanto fatto vedere soprattutto nel secondo tempo vi sta un po' stretto, però quante occasioni sprecate? Sì, è stata secondo me una bella partita, entrambe le squadre hanno giocato per vincere, quindi le azioni le abbiamo avute noi, ma l'ha avute anche il Tolentino. L'episodio poteva indirizzare la gara da una parte e dall'altra e noi siamo stati abili a recuperare perlomeno il risultato, perché non era facile, perché secondo me il Tolentino è un'ottima squadra, sta facendo un ottimo campionato, quindi sapevo che ci aspettava una partita difficile, occorreva una prestazione importante e l'abbiamo fatta a tratti. E, ripeto, l'episodio, se avessimo forse sbloccato nel secondo tempo in quelle 3-4 occasioni clamorose, forse la partita potevamo portarla a casa, però per quanto visto nell'arco dei 90 minuti penso che il risultato di parità è il risultato più giusto. Direi che entrambe le squadre hanno giocato a calcio a viso aperto, senza tanti tatticismi, quindi le occasioni ci sono state da entrambe le parti. Pali, traverse, palle entro le rigore, situazioni belle per quanto riguarda il gioco del calcio, quindi onore alle due squadre che secondo me hanno fatto un'ottima partita e noi, anzi voglio fare un applauso ai miei ragazzi perché avevamo delle situazioni d'emergenza, qualcuno ha giocato con l'infiltrazione e tipo Tomassini fino a stamattina non doveva stare neanche nei 20 a disposizione. Io ho chiesto al ragazzo se con infiltrazione poteva giocare un quarto d'ora, 20 minuti, perché ha dolore e quindi si è sacrificato, quindi onore a lui e qualche altro ragazzo che non stava in perfette condizioni. Quindi per il sacrificio che abbiamo fatto forse avremmo meritato la vittoria, per il sacrificio che hanno messo questi ragazzi in campo. Mister Mosconi, un 1-1 in cui il Tolentino sicuramente si è fatto preferire nel primo tempo, poi nella ripresa siete calati un po'. Sì, partita in equilibrio, secondo me pareggio giusto tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, è stata una bella partita di calcio, loro abbiamo affrontato una squadra, gli mancano magari due o tre elementi fondamentali, però alla fine secondo me la squadra, il gruppo, il Pineto c'è una bella squadra, noi siamo stati bravi a tenere botta, poi abbiamo fatto bene, secondo me è stata una bella partita tra due squadre che secondo me c'è rispetto e hanno provato tutte e due a giocare a calcio. Stiamo facendo bene, per dire, pure oggi alla fine pareggio giusto, però se un pizzico di fortuna potevi portare a casa anche i tre punti, però va bene, abbiamo cambiato assetto, la squadra gioca bene, sono liberi di testa ragazzi, proponiamo secondo me un buon calcio per la categoria e va bene, soltanto che dobbiamo continuare, non abbiamo fatto nulla, mancano ancora tante partite, però la squadra è una squadra di cuore, di carattere e secondo me su questa categoria fanno la differenza queste credenziali. Oh, dunque 1-1, un po' di delusione in casa Pineto. Il Pineto mi deve spiegare cosa ci fa con il numero 23 che io l'ho distinta qui davanti, che è Di Giovacchino. Ora, al netto del, io non ho visto la partita, non so che prestazione ha fatto, però io penso che quando si fanno delle valutazioni vadano fatte anche ponderate rispetto al tipo di partita, all'anno di nascita, perché poi qui abbiamo per esempio un ragazzo del 99 che si spera che possa diventare forte, noi gli auguriamo fortissimo, così come ai 2000, ai 2001, ai 2002, ai 2003, negli anni che verranno. Se già abbiamo capito tutto, quello non è buono, quello deve andare a, cioè, e poi è inutile poi sperare che in futuro arrivino dei giocatori bravi. Ripeto, considerando che io non ho visto la partita, quindi. A proposito dell'infortunio di Remo Amadio, no, in questo momento noi non sappiamo materialmente nulla, ma credo che neanche il Pineto, perché se è un problema muscolare farà gli esami, penso a partire da domani, e valuteranno l'entità dell'infortunio. Ma perché proteggete i giocatori del Pineto dalle critiche? No, noi proteggiamo i giocatori, togli del Pineto, noi proteggiamo i giocatori dalle critiche, ma non dalle critiche in generale, noi proteggiamo i giocatori che comunque ci mettono le gambe, la faccia, la passione all'allenamento,
da chi è, sta comodamente a casa, come faccio anche io, che magari esco dei giudizi subito al momento. Ecco, tutto qua, noi non proteggiamo nessuno, caro amico, questo deve bene tutto lo stampi in mente. Allora, anche te ti aspettavi qualcosa di più dal Pinedo, Marco? No, sinceramente sì. Questo è per difendere, Mi aspettavo sicuramente di più, perché i giocatori li ha. È una buona squadra costruita sicuramente per stare ai vertici, per stare lì sopra, sì, in classifica. Tolentino è una squadra interessante, però. Tolentino è una squadra interessante, fatta di molti giovani anche interessanti. Sì. Sì. Peraltro non c'è stata quella famosa rivincita di Coppa Italia, insomma è finita 1-1 come all'epoca. C'è un episodio da Moviola che vi facciamo vedere, protesta il Pineto per contatto tra Ciarcelluti e Bucosse, ve lo facciamo vedere. Questo intanto è Remo Amadio che prendeva posto tra i pali, poi uscirà per infortunio, lo salutiamo, è stato nostro ospite qualche settimana fa. Vediamo l'episodio da Moviola, Maurizio, l'unico che abbiamo selezionato, contatto Ciarcelluti-Bucosse, è un'azione, eccola qua, la vediamo. Che mi dici, Marco? Te che ci vedi? Non capisco bene se c'è il tocco del portiere o no. Allora, il portiere sembra uscire e mancare la palla. Il portiere non prende la palla, questo è poco ma sicuro. Dopo si deve vedere se c'è il tocco su Ciarcelluti. Andrea, tu che dici? È una dinamica un po' strana. Che è un rigore che si può dare, più che altro perché il portiere sbaglia completamente l'uscita, non prende la palla. Ciarcelluti, come noi diciamo spesso, certamente un po' lo cerca, però è pur vero che c'è una evidente negligenza del portiere, che addirittura manca del tutto il pallone, e secondo me era giusto pagasse dazio con il calcio di rigore. Vi facciamo rivedere, qui eravamo sullo 0-0, quindi insomma è un episodio che poteva essere decisivo. Vi facciamo rivedere, non è arrivato il gol in quella circostanza, però vi facciamo rivedere la rovesciata di Minnozzi, che è veramente bellissima. Questo cross al centro, bellissima, rallentata, cross di Olivieri. Marco, te in allenamento quante ne fai di queste rovesciate? 10-15? No, non sono capace. No, come non sei capace? No, bellissima, bellissima. No, complimenti al ragazzo, grande gesto atletico. Eh sì, è veramente uno dei giocatori veramente più forti della categoria. Lo conosciamo già in passato, quest'anno sta facendo veramente, veramente molto, molto bene. Adesso togliamo a Mauro, dentro Rachini che aveva fatto meglio, scrivono. Chiaramente adesso, quando ci sono tanti cambi di panchina, giustamente c'è chi fa il confronto con l'epoca immediatamente precedente. Oggi bella partita, a viso aperto, qualcuno si diverte a criticare sempre, e comunque strumentalmente, va bene, io non so se è strumentalmente, però quello che dico io è che siccome questo è un campionato che mi permetto di dire dedicato ai giovani, perché non so se anche te, Marco, hai questa sensazione, nel senso che è un campionato dove un ragazzo si può già mettere in evidenza e farsi una vetrina. Sì. Sicuramente, anche perché sta la regola dei fuoriquota, devono giocare 4 fuoriquota per squadra, ed è una regola che dà spazio ai giovani. Esatto, quindi ripeto, è un campionato dedicato ai giovani. Se li facciamo giocare con i pregi e i difetti di un 99, 2000, 2001, bene, altrimenti facciamo le squadre con tutti over, poi però le squadre cominciano anagraficamente ad invecchiare, si spende molto molto di più, e vabbè, non credo che siano contenti neanche i diretti interessati, perché poi quando non c'è il ricambio generazionale, poi diciamo non giocano, perché non giocano i giovani, esatto. Poi li facciamo giocare e diciamo no, ma ha sbagliato una partita, peraltro prima hanno scritto invece di Gioacchino ha fatto una buona partita. Va bene, siamo in chiusura, vediamo il prossimo turno, perché nel prossimo turno sarà una domenica bestiale, soprattutto per noi, perché ci sono tre derby: Avezzano Pineto, Chieti Giulianova e Notaresco Vastese. Tre derby, quelli della 26esima. Che partita ti aspetti, Marco, a Chieti?
Chieti ha ammesso che sia Chieti, altrimenti la tortura. A Chieti, contro il Chieti mi aspetto sicuramente una partita difficile per noi, ma anche per loro. E la prepareremo in settimana come abbiamo fatto sempre. C'è un po' di timore di trovare una squadra un po' quasi all'ultima spiaggia? Ma neanche tanto. Loro sono una buona squadra che non stanno attraversando un buon momento, però credo che prima o poi si debbano riprendere anche loro. Certo, certo. Le altre partite me l'avete tolti. Non avete fatto lo scherzo. Fiuggi Cattolica, Campobasso Agnonese, Jesina Porto Sant'Elpidio, San Giustese Montegiorgio, Tolentino Recanatese, Vasto Girardi Matelica. Va bene, noi siamo in chiusura. Io ringrazio davvero, perché in campo è bravo, però a proposito di giovani che devo maturare, devo magari maturare anche in televisione. Grazie a Marco Antonelli, grazie Marco. A proposito, c'era una domanda che riguardava voi. Volevo chiedere a Antonelli, ma il presidente da voi giocatori si fa vedere, che cosa vi ha detto? Sì, il presidente si fa vedere comunque. Cosa ci ha detto? Lui non so in cosa si intende, cosa ci ha detto. No, se vi ha, non lo so, se vi ha detto, vi ha tirato su di morale, no, crede ancora nella salvezza, Sicuramente, il presidente sta con noi, con il mister e con tutti dentro lo spogliatoio. E da rapporti con tutti. Lui ovviamente ci chiede di vincere, di fare buone prestazioni, e sicuramente lui è il primo a spronarci. Assolutamente, grazie Marco per essere stato con noi, ovviamente grazie a Giulianova che ci ha concesso la possibilità che tu fossi nel nostro studio. Andrea, ti sto per dare la linea a te e ai tuoi ospiti per Crotone Pescara. Vi lasciamo con Maurizio. C'è quella foto? Abbiamo selezionata quella foto? Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Vabbè. Va bene. Ci salutiamo così, con l'amaro in bocca di non aver visto la foto che ci doveva preparare Maurizio Daguì della postazione stampa di Paolo Renzetti, che ci ha mandato la foto della sua postazione stampa, che era qualcosa di straordinario. Va bene. Comunque, grazie a voi che ci avete seguito. Non cambiate canale, perché tra poco, dopo un po' di pubblicità, ricominciamo in diretta. Ci sarà Andrea Costantini con i suoi ospiti per vivere insieme Crotone Pescara. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima 19:30. TV6 canale 14 e 514 in HD nel digitale terrestre. Buona serata.